È una favola! Stava per uscire! Sarebbe entrato Pellegrini al suo posto! Ma la vuole decidere lui! Questa partita! I mondiali in Russia sono alle porte e se vuoi rimanere aggiornato su notizie, classifiche, statistiche, risultati e tuzia qua pelata, puoi soltanto che scaricare OneFootball. Trovi il link in descrizione e mi raccomando, scaricalo da quel link lì. Ma non è finita qui perché nel caso in cui tu volessi anche qualche maglia, tuta o comunque completo di nazionali o squadre di club, sempre in descrizione trovi divise calcio top. Con hashtag Marconi avrai una seconda maglia completamente gratis. La Madonna! Salve a tutti ragazzi e bentornati con questo nuovo episodio di Carriera. Continuiamo e concludiamo il nostro mercato di gennaio in questo qui. Prima di iniziare vi ricordo come al solito di passare, come avete sentito dall'intro, in descrizione perché c'è OneFootball, perché c'è divise calcio top, scaricate e comprate a prezzi convenienti. Quindi dai, è buono come il pane. Detto questo, vedo con piacere che anche la Juventus ha vinto 4-0 con il Palermo, quindi il Palermo sta prendendo la sveglia da tutti. Roma che adesso sarà impegnata contro il Torino per chiudere il mercato di gennaio, quindi il quarto di finale di Coppa Italia. Dopodiché, a inizio febbraio, Chievo e Atalanta, forse anche il Bari, perché vi avevo promesso tempo fa 4 partite episodio e quindi è giusto anche portarle. Nel prossimo episodio, quindi, vedremo anche l'andata degli ottavi di Champions, Roma-Bayern Monaco. Adesso però testa al mercato perché dobbiamo arrivarci pronti alla sfida contro il Bayern Monaco. Quindi nello scorso episodio, meglio fino a questo momento, ci siamo mossi così: in uscita Mascherano e De Ligt, eccolo qui al Real Madrid; in entrata invece Martial, De Gea e Vidal per la prossima stagione; Vallejo per adesso, così come Kurzawa, che ha già segnato tra l'altro un gol contro il Palermo, gol molto bello ed importante tra l'altro. Volevamo, cioè vorremmo, prendere anche un centrocampista offensivo possibilmente. Fekir sarebbe la prima scelta. Il problema è economico più che altro, perché la Roma non ha soldi, è quello il problema. La mia idea, avendo venduto anche Mascherano, è quella di avanzare un po' di più con il calendario e poi sperare di poter rifare un'offerta per un Fekir, ad esempio, e sperare che il Manchester la possa accettare. Sì, si può fare l'offerta, no, si può fare il trasferimento, ragazzi, stiamo attenti. Proviamoci al volo e in alternativa non so, perché sicuramente voi mi avete consigliato tantissimi giocatori, però per spostare gli equilibri a gennaio ci vuole questo qui. Quindi per prima cosa cerchiamo di capire l'accordo, scambio giocatori, centrocampisti, Rajana Nainggolan sicuramente sarebbe la pedina di scambio più importante, ne abbiamo già parlato l'altro giorno in live, vediamo cosa dicono. Allora serve un'ala sinistra, sono due giocatori che a noi servono entrambi. Perotti è il più in forma di questo periodo e il Shaarawy non è da meno. A questo punto, ragazzi, non so se portarla a termine perché non mi va di privarmi di un esterno a metà anno. Giochiamo con il Torino, poi vi faccio venire in mente qualche idea per un ultimo giorno di mercato, magari con il botto. Detto questo, andiamo all'Olimpico, giochiamo questo quarto di finale di Coppa Italia. Queste due squadre si sono già affrontate qualche settimana fa in campionato. Il Torino ha messo in seria difficoltà la Roma, fermandola all'Olimpico per 2-2. I giallorossi, però, in quanto detentori del trofeo, come detto già nella sfida contro lo Spezia, vogliono vincere anche stasera, vogliono passare il turno e approdare in semifinale. Questa è la Roma leggermente rimaneggiata: c'è Vallejo, c'è Barreca, c'è anche Nura e soprattutto c'è José Machín in mezzo al campo, a fianco al capitano De Rossi. Sul pallone Daniele Baselli, parte il numero 8 in mezzo all'area di rigore, colpo di testa Alisson sulla traversa, poi Belotti che la mette in porta, Torino in vantaggio alla prima occasione con Belotti. Difesa della Roma che si era comportata anche bene in un primo momento, se non fosse stato per il colpo di testa a saltare su tutti da parte di un giocatore del Torino, e poi Belotti che la mette dentro. Rivediamo tutto, colpo di testa da parte sempre di Fierro, incredibile. Fierro che ci ha segnato due gol in campionato e che anche stasera fornisce un mezzo assist, se così si può dire. Alisson che oggi gioca al posto di Zieler, impotente in questa situazione. Attenzione al sinistro di Mahrez, Manolas! Calcio di rigore! Fallo di mano di Baselli, calcio di rigore per la Roma sul colpo di testa di Manolas.
Parte Perotti, che torna a segnare sul calcio di rigore dopo due errori di fila. Fa 1-1 e la Roma in 10 minuti rimette tutto a posto. Come con lo Spezia siamo andati sotto, ma l'abbiamo ripresa. Corre il monito. Palla interna per Mertens, a destra c'è Mares che è andato. E ha anche tanto spazio, Schick fa il movimento, Mares la porta da solo e fa in percussione, salta due uomini. Poi deve servire Perotti, ecco il pallone dentro per Perotti che la mette in mezzo. Lianco salva un gol già fatto sul tap-in possibile di Mertens. Poi Roma che insiste perché se la riprende Perotti. Arriva il cross verso Schick che è solo, al volo Schick, Sirigu non è riuscito a dar potenza. Poi la palla in verticale con Vagliacco che buca l'intervento, quindi Bocce. Perotti lo contiene, Bocce per terra, calcio di rigore. Intervento falloso del Monito, calcio di rigore per il Torino al 34esimo. Rivediamo l'intervento ritenuto falloso, attenzione a Belotti per la doppietta e per riportare in vantaggio Granata. Va Belotti, la palla in rete, 2-1 col Torino che si riporta in vantaggio. Doppietta di Andrea Belotti allo Stadio Olimpico quando siamo al 34esimo. Se la ritrova Barrega con un rimpallo Macin. De Rossi, azione rugbistica della Roma, si va da Nura, parte senza palla Mares, suggerimento per lui, poi tocco centrale da Mertens, c'è anche Perotti, c'è soprattutto l'inserimento da parte di Schick, vuole mandarlo Mertens, che recupero di Bianco. Un cambio a destra, fuori Mares, dentro al suo posto Cengiz Under, che si sta mettendo in luce nell'ultimo periodo, un gol in Coppa Italia, un gol in campionato, entrambi bellissimi. La Roma che vuole subito pareggiare all'inizio della ripresa con Schick che carica il sinistro centrale, ma c'è fallo sul cieco, quindi calcio di punizione per la Roma che parte in quinta nella ripresa. Parte Perotti, Schick sulla linea Baselli, non ci credo mai, salvataggio clamoroso di Baselli. Quando non ci arriva Lianco che ha fatto una partita mostruosa, ci arriva Baselli. Insiste la Roma con Nura che va da Under, si gira il turco, poi insiste ancora la Roma, che azione dei giallorossi, è passato Under in area fino in fondo, Under ha preso il fondo, Under alza il cross, secondo palo Perotti, Perotti 2-2, alla fine entra il pallone, pari della Roma e adesso portiamocela a casa. La grinta del Monito, aveva segnato al volo il Sharawi in quella porta in campionato, il gol del 2-2, segna al volo col destro Perotti in quella porta il gol del 2-2. Sempre Perotti che la porta, raddoppio di De Rossi, Vallejo chiude, poi Perotti arriva sul pallone, Caparbio ma la prende Patel, quindi insiste il Torino con Baselli. Sulla sinistra Fierro ancora, vuole andare in porta, Fierro lo contiene Vallejo, ma Fierro gli rimane lì il pallone, il Torino in vantaggio. Gol pazzesco di Fierro, è un giocatore straordinario, il numero 17 del Torino, almeno penso faccia il fenomeno soltanto con noi. 3-2. Torino ancora in vantaggio, ma è clamoroso. La Roma ci prova, la Roma gioca a pallone, poi rimane il pallone incollato qui a Fierro con la Roma che in realtà l'ha chiuso anche bene. Guardate Vallejo che più di una volta è lì, gliela toglie, lui se la riprende, arriva anche De Rossi e poi calcia, prende l'incrocio dei pali, la linea e la palla esce. Linea interna e gol, 3-2. E adesso dentro Lorenzo Pellegrini al posto di Macin. Per questi ultimi 19, anzi scusate, magari 19, 11 minuti abbondanti più recupero, la Roma deve provarci fino alla fine. Esce il numero 17 del Torino, fuori Fierro, entra con la maglia numero 6, credo a qua. Bascioi per Perotti, la Roma che cambia volto, 4-2-1-3. Con Schick alle spalle, sì, è entrato qua, con Schick alle spalle di Bascioi, arriva il cross, ma non l'ha, se lo mette fuori, poi Mertens con una mano, spero di no, Mertens che prova anche a ripartire, chiuso, ma arriva Bascioi sul pallone, lotta, ma lotta pure Badel che la tiene, quindi Bianco, Bascioi, fallo questo, è fallo questo, come fai a non fischiarlo? Poi arriva pure Nura, la Roma che vuole ripartire, ma il Torino in qualche modo tiene il pallone, incredibile, con l'arbitro che neanche fischia un calcio di punizione solare. Poi altra palla verticale, chiude ancora Nura, palla verso Under, in mezzo da Schick che la fa scorrere per Pellegrini. Quindi Roma che riparte con rabbia, proprio Pellegrini fino in fondo, dentro il pallone per Bascioi, al limite Bascioi se la porta sul destro, fallo, questo è stato ostruito, poi se la riprende, fino in fondo, Bascioi! 3-3! La Roma non muore mai! 3-3! Ancora Bascioi, ancora un gol pesante, comunque sia, contro tutto e contro tutti, 3-3, non a casa nostra, non a casa nostra. Si è ripreso questo pallone che era stato lasciato lì ingenuamente, penso proprio da Lianco, proprio dal migliore in campo. Eh sì, il 97 Lianco,
che aveva salvato di tutto fino adesso. 3-3. La Roma che a questo punto si guadagnerebbe quantomeno i supplementari. Poi Schick se la riprende ancora, vediamo un po'. Il tocco per Bashuai. Arriva Schick che però non può essere servito. Poi adesso sì, palla dentro per Schick. Non ci credo. 4-3. Non è vero. Remontata della Roma. Bashuai e Schick fanno impazzire l'Olimpico. 4-3. 4-3. La Roma in semifinale di Coppa Italia nel modo più clamoroso, rocambolesco, pazzesco. Blackout clamoroso del Torino all'uscita in campo di Fierro e la Roma fa festa. 4-3 al termine di una partita incredibile per Mertens che si appoggia. Game over. 4-3 per la Roma al termine di una delle partite più emozionanti, più belle e intense di questa carriera, ma penso in generale più emozionanti e intense delle nostre carriere. Mi ricorda un po' quel Roma Leverkusen, anche se il peso era leggermente diverso. Ma la Roma con questa vittoria si porta in semifinale di Coppa Italia, festeggia Perotti che ha segnato una doppietta che senza però i due gol alla fine non sarebbe valsa a nulla, perché il Torino avrebbe vinto 3-2. Passa la Roma e adesso vediamo un po' chi affronteremo in semifinale. E sarà il Napoli l'altra semifinalista che affronteremo, quindi Roma-Napoli all'andata, Napoli-Roma al ritorno. Sull'altro campo presumo che sia Inter-Juve, controlliamo un po'. Confermo, quindi potenzialmente la Roma eliminando il Napoli e la Juventus eliminando l'Inter, la finale come l'anno scorso potrebbe essere Roma-Juve. Questa volta la cosa che mi piacerebbe eventualmente, utilizziamo il condizionale perché prima dobbiamo eliminare il Napoli, non è semplice, ma anche l'anno scorso tra l'altro in semifinale eravamo impegnati col Napoli, quindi già una Coppa Italia che ricorda vagamente quella scorsa. In più dicevo, se arrivassimo in finale sarebbe la Juve stavolta finalmente a dover vendicare eventualmente la sconfitta, anche se noi siamo ancora un po' al passivo da questo punto di vista. Però non è importante, perché dobbiamo ancora arrivarci in finale. Quindi capiamo anche se sia indispensabile a questo punto prendere qualcuno, perché allora numericamente io penso che ci siamo. Abbiamo Alisson e Ziller in porta, Fazio e Manolassi più centrali titolari. Poi c'è Vallejo, c'è anche Juan Jesus, è partito Mascherano. A destra abbiamo Florenzi e Nura, a sinistra abbiamo Kurzawa e Barrega su tutti, ma ci sarebbe eventualmente anche Sec. Dopodiché a centrocampo De Rossi, Keita, Gerson, Pellegrini, Machin, Nainggolan che rientrerà a inizio marzo. Quindi comunque anche a centrocampo ci siamo abbastanza. Esterni, da una parte Mahrez, Under e basta. Dall'altra El Shaarawy, Perotti e basta anche lì, parlando chiaramente dei giocatori pronti. Davanti Schick, Mertens, Bashuai e all'occorrenza anche Soleri, ma speriamo di no, cioè nel senso, voglio bene Alfredo, però insomma, penso che non sia proprio prontissimo per il triplete. L'Inter ha già giocato e ha più 4, la Roma è costretta, se vuole inseguire ancora la vetta del campionato e soprattutto nel minor tempo possibile raggiungerla, a battere il Chievo in un campo sicuramente non semplice, un campo per tradizione ostico per i giallorossi. Di testa ancora Fazio, poi Mahrez, un aggancio sublime dell'algerino che cerca di andare dentro, viene chiuso però da un ottimo ritorno difensivo di Gaudino, che poi va a partire anche il contropiede con Birsa, ma Juan Jesus non lo fa passare. E allora Mahrez si apre il Chievo difensivamente, Mahrez fa tutto da solo, fa tutto bene, arriva al limite Mahrez e ancora Mahrez fino in fondo nel vero senso della parola. Prima calcia la sua terra e Gamberini respinge, poi calcia sul pollo di Sorrentino che non se l'aspetta. Chievo 0, Roma 1. Alla fine si sblocca il punteggio dopo 55 minuti. Palla in verticale per Mertens che la fa scorrere. Che azione della Roma, fino in fondo ancora Mahrez. 2-0 Roma. Calcio champagne al Bentegodi, un'azione tutta di prima. Bellissima, lancio di Barrega e poi Mertens, se non ho visto male, che ha fatto scorrere il pallone per Mahrez. Uno contro uno con Sorrentino, lo batte per la seconda volta. Doppietta per l'algerino. Che bella azione della Roma. Per Mahrez. Poi Schick, si appoggia ancora a Mertens, sta andando dentro sempre Mahrez, servito, grande intesa tra i due. Poi ancora Mertens, di tacco per Mahrez. 3-0 Roma, tripletta di Mahrez, la prima in maglia giallorossa e sono anche 10 in campionato. Al 79esimo un altro gol
meraviglioso, sublime, di una Roma pazzesca sull'asse Mertens-Marez, e sono due per loro. Finisce qui 3-0 al Bentegodi, la Roma che non si ferma più, secondo clean sheet di fila dopo quello contro il Palermo, seconda goleada di fila per quanto riguarda chiaramente il campionato dopo quella al Palermo, tripletta di Marez che, come detto, è la prima maglia giallorossa, fa 10 gol in campionato, che non sono pochissimi per un esterno, e quindi si conferma uno dei più in forma della Roma. Ha vinto il premio come miglior giocatore del mese a gennaio e a febbraio l'ha iniziato con una tripletta in trasferta, non è male. Venti punti separano in campionato Roma e Atalanta, ma questo non significa nulla, perché questo gioco, e parlo del calcio in generale, ci insegna in maniera ripetuta che non bisogna mai e poi mai sottovalutare nessuno. Questa partita, l'andata, fu decisa da un certo Racha Nainggolan, Nainggolan che oggi non c'è per infortunio. Non è l'unico, la Roma però tra i tanti assenti dovrà cercare comunque di superare i nerazzurri, di fare tre punti per magari raggiungere un'altra nerazzurra, ovvero l'Inter. Due minuti sul cronometro, primo calcio di punizione del match a favore dell'Atalanta, c'è Ilicic sul pallone. Anche Papu. Parte Papu! Sul fondo, mamma mia! Primo squillo dell'Atalanta. Interno per Mertens, Roma che deve reagire anche alla Juve. Mertens al limite, cerca il destro, lo prova a giro! Sportiello risponde presente. Poi il pallone dentro per Papu Gomez, dalla sinistra, sempre Gomez all'indietro. Per Gagliardini, in mezzo da Paloschi, un po' di campo, va col destro! Ha dormito clamorosamente Alisson, che forse non l'ha vista partire. E l'Atalanta si porta in vantaggio dopo 11 minuti. Però vorrei rivedere, perché non ho capito se ci sia stata deviazione o semplicemente se Alisson abbia paperato clamorosamente. Vediamo un po'. No, ma non la tocca. Pazzesco. Alisson neanche ci prova. Qualcosina in più avrebbe potuto fare. Poi sicuramente vi direte nei commenti: sì, era un tiro forte angolato, però ragazzi, almeno provaci, perché così non è bello. 1-0 per l'Atalanta. Era ancora Florenzi, c'era anche Paolo su Maresma, si gioca inseguito dal Papu Florenzi, che riesce comunque a tenere. Caparvio fino in fondo, Florenzi con la deviazione in calcio d'angolo di Palomino. Reazione rabbiosa della Roma e manda al bar Keita. Palla verticale per Paloschi, che fa correre a sinistra Gomez, prova a contenerlo e ci riesce Vallejo con un intervento da uno che si vede aver giocato nel Real Madrid. E Roma che vuole divertire in contropiede con Perotti. Lo scambio con Mertens, c'è anche dentro Schick, al limite Schick, sta arrivando anche Mertens da dietro, servito Mertens sul fondo di un nulla. De Rossi, la palla poi diventa buona ancora per Petagna, passa su Manolas, Petagna, Alisson, e questo è un grande intervento, si fa perdonare per l'errore sul gol. Poi Florenzi prova a tornare su Edmilson Junior, gli morde le caviglie ma la tiene ancora una volta il giocatore dell'Atalanta. Poi De Runa al limite, passa sul destro, va dentro da Paloschi, 2-0. Implacabile sotto porta Paloschi, nonostante il salvataggio di poco fa di Alisson che aveva dovuto aggarla la Roma. I giallorossi sprofondano in questo finale di primo tempo, 0-2 la doppietta di Paloschi. Una Roma che non ricorda neanche vagamente quella vista nelle ultime settimane. La Roma ricambia volto, dentro Bashuai per Schick e poi si passa al 4-2-1-3 come col Torino. E la Roma che può ripartire con la grinta del capitano Perotti di prima per Bashuai. C'è larghissimo Mares in area, Mares sterza sul sinistro, lo chiude Masiello. Edmilson Junior, poi la palla recuperata ancora da De Rossi. Eroica la prestazione del capitano. Poi suggerimento per Perotti, movimento di Bashuai, servito in verticale, sempre Mici che sterza, a destra sta arrivando Under. Ecco il pallone, forse lungo, che arriva lo stesso Under in area. Under! Non ci credo, non è possibile. Questo devi farlo, questo devi farlo. Bashuai va dentro Mertens, la tiene Bashuai, scarica su Perotti, ricomincia da De Rossi, dal limite De Rossi, la grinta del capitano, 2-1, andiamo a prendere il pallone. Cos'è successo? Si è spento pure il joystick. De Rossi a 20 dal termine, 2-1, e adesso la Roma può crederci. Ma la Roma può ripartire, deve ripartire. Suggerimento per Naby Keita, sta andando senza palla Bashuai, lo manda Keita e allora corre verso la porta con Under sul secondo palo, arriva il cross sul secondo per Under che fa 2-2, 2-2.
anche oggi Under che aveva sbagliato prima e qui non poteva proprio, la tocca a Sportiello ma non basta, 2-2. E adesso poco meno di un quarto d'ora, è una squadra pazzesca questa ragazzi, soprattutto in casa col Torino e anche oggi non muore mai, un episodio ci fa cambiare la vita, 2-2, chiude Keita, poi De Rossi, cerca e trova Bashoyi, c'è Perotti che va a sinistra, servizio per il monito, poi interno ancora da Bashoyi, si è mosso Mertens, all'ultimo pallone Mertens, sul destro Mertens, 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 3-2, remontata della Roma, ancora, ancora un'altra remontata, 3-2, a 5 dal 90esimo, è una favola, stava per uscire, sarebbe entrato Pellegrini al suo posto. Ma la vuole decidere lui questa partita, 3-2 per la Roma, al Ciro Mertens, forse Sportiello tocca anche questa, ma anche stavolta la palla entra in porta, mamma mia, mi devo rimettere la maglietta perché insomma sennò poi magari potrebbe essere un problema, però me la metto al contrario, 10 anche per lui in campionato, anche lui in doppia cifra, anche lui in doppia cifra, mamma mia, eccolo qui il cambio, eccolo qui il cambio. 3-2, il calcio è strano, il calcio è strano. Prieto, finisce qui, finisce qui, finisce qui, 3-2 per la Roma, incredibile, incredibile, un episodio fantastico, remontata una dopo l'altra, non vuole crederci nessuno dei giocatori dell'Atalanta, 3-2 per una Roma veramente al cardiopalma. Io non so che titolo darò a questo episodio perché non penso sia il primo che intitolerei remontata, ma qui remontate, quindi è veramente una cosa incredibile. Ragazzi, vi avevo detto 4 partite, però per motivi logistici io direi va bene così, direi va bene così giusto perché ne abbiamo fatte, cioè, ho fatto 2 rimonte alla fine e questa sono quelle che amo io, 0-2 all'intervallo e poi 3-2 così. Iscrivetevi se non siete già, ci vediamo nei prossimi video. E non so più che dire, anzi in descrizione c'è anche Instagram e Telegram, social molto importanti. Un bacione, never give up. E bella raga,